Salve ragazzi, è andata in cascina un'altra vittoria, l'ennesima di questo inizio di stagione, in tutta tranquillità, una passeggiata che poteva essere anche una goleada, se quello scuffè non parava l'impossibile, probabilmente staremo parlando di una tripletta o di un poker di Cristiano Ronaldo. Va bene. Una partita tranquilla che non fa testo e non è questo che oggi, di cui oggi mi interessa parlare, ma bensì degli scandali che stanno travolgendo Ronaldo e indirettamente anche la Juventus, una squadra quotata in borsa e che ha subito un pesantissimo danno economico con le azioni praticamente crollate per uno scandalo successo per un eventuale fatto accaduto 9 anni fa. Pensate, 9 anni fa, che stranamente viene fuori ora in maniera preponderante. Un crimine vergognoso, per l'amor di Dio, un crimine che se fatto io condanno. Però sappiamo bene come vanno queste cose. La solita puttanella squadrina che cerca soldi a distanza di 9 anni, che trova il VIP a cui spillare soldi. E ci va di mezzo la Juventus, indirettamente, che ha investito soprattutto sul piano economico, prima di tutto che sul piano tecnico. Perché con l'addio degli sponsor di EA Sport, della Nike, probabilmente, che subito abbandonano il carro del vincitore, abbandonano Cristiano, senza aspettare l'evolversi degli eventi. Con questo danno la Juve perde tutti questi sponsor. Incredibile il danno d'immagine che subirà. Non mi importa dal punto di vista tecnico, perché so che CR7 ha due coglioni così. E queste cose lo faranno incazzare. E sono convinto che sfonderà decine e decine di porti. Non è questo il problema. Un'altra cosa schifosa accaduta in questi giorni nel servizio di report sulla Rai. Non hanno perso tempo. Marotta, i biglietti agli ultras, non hanno perso tempo. Subito tutti a sputare fango, a sputare veleno. Come si può scalfire questa macchina perfetta? Buttando tonnellate di merda! Ecco! Io non ci sto! Non ci sto! E noi dobbiamo fare come fece Mourinho, persona di merda, persona che detesto, ma ricordatevi come Mourinho compattò la sua squadra. Sento l'odore dei nemici. Con questa mania di persecuzione, Mourinho compattò la squadra contro il mondo esterno. E come finì? Che vinsero tutto, anche con aiuti arbitrali schifosi quell'anno in coppa. Però era una squadra che aveva le palle, questo gliene do atto. Per quanto io detesti Mourinho, ha compattato l'ambiente, e questa squadra in questo clima schifoso si deve compattare. Deve essere bravo il beccamorto Allegri. Compattali, Ronaldo, tutti insieme, con i coglioni grossi come una casa. Più veleno, più fango vi buttano, più merda vi buttano, e voi dovete letteralmente rompere il culo a tutti! A tutti! E sono sempre più convinto che si vincerà tutto quest'anno! Tutto! Sputate! Sputateci! Buttateci merda! La squadra sarà sempre più incazzata e vi romperemo il culo a tutti, fino alla fine. Forza Juve! Do you still dream about